Amici Peaceman, ben ritrovati su Araxan Channel. Io sono Araxan e questo è il mio canale. Oggi parlerò della diatriba Imperatore contro Ammiraglio. Vi ricordo che, oltre a seguirmi su questo canale e sulla mia pagina personale, di cui trovate il link in descrizione, potete seguirmi anche su One Piece Backstage Italia. Ma ora entriamo subito nel vivo del video. Ultimamente vedo spesso che la gente si chiede chi è più forte tra un imperatore e un ammiraglio, e quindi non voglio tenervi sulle spine. Mi dispiace dirvelo, ma non c'è storia. L'imperatore è superiore. Ovviamente non dico che un imperatore one-shotta un ammiraglio, ma in un duello ne esce vincitore. Fine. Non mi va di argomentare oltre perché è una domanda che non dovrebbe nemmeno sussistere quanto la risposta è ovvia. Per farvi l'esempio più lampante, come vedete in questa immagine tratta dalla saga di Marineford, presente nel manga nel volume 58 nel capitolo intitolato L'uomo che scuote il mondo intero, qui servono ben 3 ammiragli per tenere a bada un colpo di Barba Bianca, anziano e ferito, decisamente messo male. E potrei portarvi altri esempi, ma mi fermo qui. Sono anche su Instagram e altri social. Trovate il link in descrizione. Ami One Piece? Allora condividi questo video! I Lupi Team cercano editors! Se il video ti è piaciuto metti un like e... ci vediamo al prossimo video! Ciao!